ciao diverti e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è il video in cui vi faccio vedere l'ultimo shopping che ho fatto, gli ultimi acquisti che ho fatto da Telly Whale un paio di settimane fa. Quindi questi sono tutti articoli della nuova collezione di Telly, però erano appena arrivati, quindi sicuramente adesso ne saranno arrivati anche altri, ma non sono più andata da Telly, quindi ve ne faccio vedere pochi, quelli che ho preso. Poi sicuramente ci saranno altri video in futuro. Allora, inizio con questo body. Allora, questo body è molto carino ed è molto soldoso, perché infatti è praticamente pieno di banconote di dollari, di banconote da un credo sia un dollaro, quindi è un po' sfigato. Avrei preferito qualcosa di più. Insomma, però vabbè, ci accontentiamo, no? A parte gli scherzi, è molto carino come body, comunque con le banconote, secondo me è una fantasia che non avevo mai visto e che è molto carina. Poi ho preso questa gonna, che è molto bellina perché ha tutte queste zip, quindi è molto fashion, molto fica. Però questo non so se piaccia o meno, a me non fa impazzire questa cosa, è alta in vita, cioè è proprio alta in vita, anche tirandola giù al massimo è bella alta in vita e arriva non cortissima, ecco. È un po' stretta, quindi fate attenzione alla taglia. Comunque mi è piaciuta subito in finta pelle e quindi me la so presa. Questa invece è una canotta. A me solitamente non piacciono le canotte fatte così, nel senso così, no? Classica, proprio forma, non so, io mi sa di grezza. Però vabbè, questa mi piaceva perché davanti è fatta così, tipo etichetta del Jack Daniels, molto simile ad un body che avevo preso in qualche acquisto di Telly precedente. La scritta Paris non mi piace tanto perché non mi piacciono le maglie con scritto i nomi delle città, eccetera. Ma perché ho preso questa canotta che non mi piaceva tanto? Perché dietro è fatta così, tutta fatta con le spille da balia. E è davvero molto carina. Cioè, è davvero molto originale, no, perché le spille da balia non sono una cosa originale, però di sicuro non si trovano dappertutto, ecco, le maglie fatte così. Questa è un'altra canotta che mi piace tantissimo perché oltre alla scritta fuck you, che fa tantissimo bad girl, è scollata, cioè ha queste maniche fatte così, cioè la scollatura sotto l'ascella, non so come si chiama la scollatura dell'ascella. Comunque sia, fa vedere, intravedere un bel pezzo di boccia. Cioè, guardate che pezzo di boccia. Può essere indossato con il reggiseno per un effetto meno volgare o senza reggiseno per un effetto proprio volgare, ecco. Mi piace sta cosa della boccia che si vede. Vabbè, adesso le moraliste inveiranno contro di me, però che vi devo dire? Moraliste, con quello che le ho pagate ci manca solo che le nasconda le mie bocce nuove. Poi ho preso queste due magliette, questa qua nera e quella rossa, che sono uguali e sono stupende. Sono delle magliettine carinissime, comodissime, proprio semplici, che però sono strabelle perché hanno tutta questa parte sopra tutta in pizzo con questa bella scollatura V, la manica in pizzo e la parte sopra della schiena anche in pizzo, e veramente sono stupende. Voglio andare da Telly e prendermela di altri colori perché so che di sicuro c'era anche bianca, e io l'ho presa nera e rossa, e è troppo bella, secondo me rossa è ancora più bella che nera perché fa proprio tutta questa scollatura così, cioè questa parte sopra tutta così. Poi mi piace proprio la scollatura V che fa anche tutte queste ondine del pizzo, cioè secondo me è veramente un capo stupendo, perché poi è semplice e si può indossare in mille occasioni, abbinare in mille modi, quindi essere sempre carine anche quando indosso qualcosa di semplice. Quindi azzeccatissima questa maglia, veramente ve la consiglio. Allora, mi sto rendendo conto che tutti questi acquisti sono molto sempre, cioè non che non me ne fossi resa conto, però sono proprio bad girl, sexy bad,
dark, sexy, bad, insomma, ci siamo capiti, sapete che io amo questo stile da cattiva ragazza, quindi veramente io quando vado da te li compro tutto, cioè per me queste cose sono proprio il massimo. Allora, ho appena scoperto oltretutto che la gonna a vita altissima si può anche tenere così, almeno credo, sì. Dunque, questa magliettina, anzi questo top, toppino che lascia scoperta la panza, quindi non è consigliato in questo periodo gelido, perché se ne ha la pancia scoperta poi sappiamo che cosa succede, però è molto carina, c'è scritto limited edition sulle tette, ma io non l'ho comprata per la scritta, l'ho comprata per le maniche, perché ha delle maniche stupende che oltretutto si abbinano perfettamente a quei leggings che ho praticamente uguali, fatti così, sempre presi da Telly l'anno scorso. Adoro queste maniche e quindi l'ho presa e spero che facciano magari altri capi con queste maniche, perché sono fantastiche. Allora, questo top è anche splendido, ragazzi, io non vedo l'ora che arrivi l'estate o anche solo la primavera per poter indossare questo ben di Dio che per ora è lì che aspetta. E niente, allora, questo toppino ha questa scollatura fatta così, cioè qua sopra è fatto trasparente e poi sotto c'è questo scollo così. E la cosa bella di questo capo è che, vedete, adesso non si vede bene perché ho la gonna sotto e non è che posso mettermi mutande, però per farvi capire, anche perché sotto c'ho un perizomino trasparente, quindi forse non è il caso. Però per farvi capire, qua è svasata, è svasato e svolazzante, ecco, vedete? È proprio fatto così, è veramente super. Fa un po' i fianchi larghi, però è carino. Dietro invece ha una cerniera, quindi si indossa con la cerniera. Dunque, veniamo per finire, questo è l'ultimo acquisto che vi mostro, il pezzo forte. Questo body è fatto a rete, alternando la rete al tessuto, insomma, è troppo bello ed è troppo sexy, ragazze. Qua veramente si va proprio in un articolo quasi da sexy shop, perché è veramente fetish questo body. Come vedete è un body, qua sopra appunto c'è questa retina, dietro anche c'è la retina e sui fianchi, secondo me è veramente il top. Vedete sui fianchi qua, io ho la mutanda, quindi si vede la cosa della mutanda, e però è tutto appunto con i fianchi trasparenti, ragazzi, è veramente qualcosa di super sexy, super sexy. Diciamo che questo shopping fatto da Telly ho preso di pezzi sotto, mi stavo incartando, di pezzi sotto ho comprato solo questa gonna, non ho comprato altre cose perché avevo visto dei leggings che mi piacevano ma non c'era la S. Quindi spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, secondo me sta gonna è davvero molto meglio messa così. E niente, quindi se volete acquistare roba da Bad Girl sapete dove andare. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!